La gravità è la forza motrice dell'universo e fin dall'antichità ha stimolato la curiosità e l'inestinguibile desiderio di conoscenza delle menti più brillanti. Viene considerata una delle interazioni fondamentali della fisica e per quanto si manifesti in una forma empirica, ancora oggi è il tema principale di animate e stimolanti discussioni circa la sua effettiva natura, fino a giungere all'ipotesi di una connessione tra il campo gravitazionale e la struttura dello spazio-tempo. La gravità come forza di attrazione tra tutti i corpi, come inevitabile tendenza alla caduta verticale verso il suolo. Un elemento che l'essere umano ha dovuto imparare non solo a conoscere, ma anche a gestire, a volgere a proprio favore, attraverso la tecnologia e le proprie capacità, fino a trasformare la gravità in una forza di propulsione, in un motore potente, generoso, inesauribile. Come può accadere lungo una discesa di alcuni chilometri, dove gli ostacoli naturali si alternano ossessivamente a contropendenze implacabili, dove il pericolo percepito dall'occhio umano si innerva a tutti i sensi, dove la stabilità, la leggerezza e l'agilità diventano qualità indispensabili per arginare le forze contrarie. In pochi istanti è questo tutto ciò che accade quando il campione di downhill Lorenzo Suding sfida il mago del volante Paolo Andreucci. La sfrontatezza, il coraggio, la straordinaria abilità tecnica hanno trasformato il pericolo in sfida, la sfida in gioco, il gioco in un divertimento. I sorrisi celano la soddisfazione, l'essere gratificati dall'aver ancora una volta avuto la meglio sugli elementi naturali, sulle forze che in maniera ostinata cercano di frapporsi tra il talento umano e il compimento di un'impresa. Paolo e Lorenzo hanno fatto sfoggio delle loro straordinarie qualità e, in quanto professionisti seri, preparati ed esperti, non hanno trascurato l'elemento sicurezza. Così come avviene regolarmente nei rally, dove la velocità e la sfida non possono prescindere da questo aspetto. È proprio per questo motivo che Codice Rally, questa volta, ha deciso di dedicare un ampio spazio a questo argomento. Sapete,
Esattamente, cerchiamo a Codice Rally di raccontarvi tutto quello che è il mondo del rally e non solo. Questa volta, beh, in particolare andiamo ad affrontare l'argomento dell'abbigliamento, chiamiamolo così, anche se mi sembra un po' riduttivo. Insomma, comunque come si vestono il pilota e il copilota. E oggi iniziamo dal copilota, Daniele Michi, Team Junior Peugeot Italia. Ciao Daniele. Ciao a tutti, ciao, grazie. Allora, abbiamo qui un bel po' di cose, diciamo che le vedremo un po' alla volta, insomma, no? Perché ognuna poi merita di essere raccontata, le sue caratteristiche, le sue necessità, insomma, anche per quanto riguarda poi l'utilizzo, soprattutto in gara, è lì dove poi conta. Da dove partiamo oggi? Che scegli? Ma io direi una cosa che utilizziamo entrambi, quindi il casco. Dalla testa, partiamo dalla testa che serve sempre, direi, a prescindere. Direi proprio di sì. Bene, il casco, allora dai. Allora, i caschi che noi utilizziamo in gara sono dei caschi integrali e anche qua vi vado a spiegare il perché. A me è capitato, purtroppo succede, lo sappiamo, durante un incidente io utilizzavo un casco aperto. Durante un capottamento in gara, avendo il casco aperto, ho avuto un incontro ravvicinato con il mio quaderno delle note e con la matita, che comunque mi ha causato una piccola ferita. Da allora io ho scelto di utilizzare il casco integrale proprio perché questa parte qua si va a coprire tutto quello che riguarda la faccia, il mento, la bocca. E devo dire che comunque, a differenza di tanti che comunque si narra del casco integrale, sia più difficile andare a guidare e a navigare. Possiamo comunque dire di no con certezza, perché sono già tanti anni, e dal 2006 che utilizzo un casco integrale. Michele, questo è il secondo anno che lo utilizza. E devo dire che ci troviamo molto bene, anche perché trasmette quella sicurezza, proprio un discorso psicologico, no? Perché certo, comunque ci fa stare più tranquilli e comunque ci permette anche dei movimenti liberi, nonostante sia un pochino più ingombrante. E ovviamente ci sono diverse misure e pesi diversi. Ecco, il peso è importante, perché in questa distinzione che facevi riguardante soprattutto il casco integrale, ecco, c'è poi la leggerezza. Esatto. Oggi questo è un gran vantaggio, l'integrale non è più pezzo, diciamo, di piombo, ma insomma un peso sulla testa notevole come era tanti anni fa. Anche perché il fatto che sia leggero va a gravare la forza che poi con il collare ANSE si viene a creare sulle spalle. È molto importante questo, anche perché nel nostro sport che facciamo, nei rally, è importantissima la sicurezza e niente deve essere dato per scontato, e andare comunque a curare questi piccoli particolari, quali possono essere anche il sedile. L'esempio è proprio nostro, che dove Peugeot Italia ci ha fornito due sedili su misura, proprio per, soprattutto io che sono molto magro, riuscire ad avere la forma incavata nel sedile. Permette di avere la massima aderenza con il corpo e, in caso di urto, speriamo mai di no, però è chiaro, no, in caso di urto, insomma, diciamo, sono gare, ci permette di uscire indenni veramente in maniera eccezionale.